altro appuntamento con lo spazio dedicato alla musica alle sette note. Oggi abbiamo la fortuna di avere un collega, non nel senso di musicista, perché io non sono musicista, ma di giornalista, che è Alessandro Canina. Grazie. Ciao, ciao Ciao Alessandro, Davide, che ciao. piacere averti qua. È un po' Altrettanto. di tempo che non ci È vediamo vero. e ci ritroviamo a distanza. Noi abbiamo calcato campi da calcio, abbiamo parlato di sport. In questi anni ci siamo occupati di cose diverse, Diverse. sia tu che io. Oggi però siamo qua per parlare di musica, come ho Certo. introdotto questa intervista, e di Alessandro Canina, musicista, o meglio, cantautore. Non so come definirti, perché tu sei veramente un artista a 360 gradi. Un po' perché scrivi, come dicevi prima, telecamere spente, musica, testi, quindi tutto, ma non solo, perché comunque poi ti diletti anche in versione live, ma adesso ci racconti qualcosa di più. Sì, allora. Partiamo dall'inizio, nel senso che come ti sei avvicinato al mondo della musica, cos'è la musica per te? Guarda, la musica vorrei dire che è tutto, ma quasi. È quello che avrei voluto fare da grande, come si dice. E io sono stato, diciamo così, battezzato a suon di musica dai miei genitori, che avevano dischi negli anni 60, dischi anche importanti, colonne sonore, insomma, erano Bella musica. degli intenditori. E quindi io già da piccolo avevo questa fonovaligia Fantastico. della Faro, una delle Meraviglioso. Mister Duke, e avevo questi 45, io già da 4-5 anni Iniziavi a dilettarti. assolutamente ascoltavo. Poi intorno al 8-9 anni mi regalarono una tastierina e cominciai a strimpellare. Diciamo che poi, vabbè, chiaramente sono stato un grande compratore di dischi e ritengo una fortuna aver vissuto quell'epoca, perché non solo ho vissuto l'epoca degli anni 60 da piccolo, ma poi l'epoca degli anni 70, degli anni 80 e 90. Cioè, quindi ho avuto questa fortuna di poter ascoltare di tutto. E tra l'altro stiamo parlando del periodo, non perché adesso non ci sia tante cose nuove, eccetera, però lì si parla della Sì. musica che ha lasciato un segno. Quando la musica era la musica, diciamo così. E quindi io ho ascoltato di tutto e sono stato anche influenzato un po' da tutto, per cui sia dal rock che dal melodico, che da Sanremo, perché non guardava Sanremo, da Hit Parade. Una volta c'era la Hit Parade per radio, e quindi il rock, la disco. Io mi sono vissuto in pieno gli anni della disco music, gli anni 70, no? Della Fantastici. febbre del sabato sera. E quindi diciamo così che poi intorno ai 17 anni io avevo una chitarra che aveva comprato mio padre, l'aveva comprata di seconda mano, così lui ogni tanto si metteva, strimpellavano, e quell'anno mi sono detto: devo imparare Devo a suonare. imparare. Quindi io 2 mesi estivi sono andato in vacanza dai nonni e praticamente sveglia ore 8 chitarra, 12:30 pausa, 13:30 chitarra, 19:30 pausa, cena, 20:30 ancora dopo cena chitarra. E in un mese e mezzo, due, ho imparato, diciamo, il grosso dell'accompagnamento. Sono sempre stato abbastanza intonato, quindi insomma, per me la musica è assolutamente importante. Poi chiaramente, come un po' tutti, comincia a un certo punto, prima copi le canzoni degli altri e poi cominci a fare, a scrivere Che non è cosa semplice, detta così sembra quasi tu. No. ok, vedi. Guarda, il discorso è questo. Io lo dico sempre anche nelle serate, appunto, che faccio live: il cantautore, adesso indipendentemente da me, ma in generale, il cantautore, secondo me, è stato il primo personaggio multimediale, perché è musicista, perché scrive le musiche, poeta, scrittore, perché scrive i testi, e cantante. E quindi c'è, cioè, un Più 3.0. multimediale di Assolutamente, no. E quindi niente, io, come dicevo, ho cominciato a scrivere poi canzoni intorno ai 18-19 anni. Diciamo che la prima vera canzone che possiamo considerare proprio una canzone nasce quando avevo 21 anni. Poi ovviamente cerco di, cioè cerco, è una vera e propria passione. Quindi io ricordo che dove abitavo avevo una cantinetta dove avevo allestito chitarra, piano, tastiera, batteria,
perché io ho suonato anche la batteria, insomma, ho suonato un po' di vari strumenti, basso, eccetera. Quando eccetera. Dicevo che sei un musicista a 360 gradi, è vero. No, allora, devo dire la verità, ho sempre suonato a orecchio. La musica, scrivere la musica, solfeggiare, eccetera, l'ho imparato più tardi, intorno ai 27-28 anni. Mi serviva e, vabbè, mi ha completato un po' questa cosa. Certo. Però sono sempre stato molto istintivo. Mm-hmm. E, niente, diciamo che oggi come oggi, salto, voglio fare un salto. diciamo, oggi come oggi ho un'attività, diciamo, due attività parallele. Mm-hmm. Da una parte quella di cantautore. Ok. Scrivo canzoni, faccio dischi, le pubblico. Infatti poi ne parliamo anche di dischi. Ok. Ho un canale YouTube dove ho 9 video di altrettanti brani tratti da questi dischi. E, questo per quanto riguarda la parte inedita, cioè le mie canzoni. Ok. Canzoni che non propongo dal vivo, in passato ho fatto delle serate mie, ma ormai da tanti anni non propongo dal vivo perché... in Italia soprattutto non c'è molto la cultura della ricerca, del nuovo, dello sconosciuto, del semi sconosciuto. In Italia siamo... Quello che ci rimane in orecchio. Esatto, molto coatti. La radio ci dice che quello è l'artista del momento. Ah, bello, sentiamo l'artista del momento. Canina, oh, chi è questo? Canina come tantissimi altri, perché certo. Ci siamo tantissimi in Italia e nel mondo, anche molto più bravi di me, che meriterebbero... ma che non vengono considerati perché non hanno, come dire, una promozione, una spinta, qualcosa, cioè non hanno una platea vasta, ok? E quindi questa comunque è un'attività. L'altra attività è quella dei live, in cui invece io mi propongo dal vivo con serate acustiche, cioè chitarra e voce, ok? Dove, basandomi appunto sulla mia cultura di ascolto, eccetera, io direi che è importante, eseguo uno spettacolo che ho intitolato I cantautori a modo mio, okay. Dove l'asse portante sono i famosi cantautori italiani, quindi Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Ligabue, Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa sicuramente nei locali incontra, perché sono canzoni che bene o male conoscono quasi tutti, certo. Sia quelli, diciamo così, di età non più giovane, sia di età media, ma ho notato anche tanti giovani, perché i genitori hanno insegnato loro ad ascoltare. Come è successo per te, diciamo che la musica in casa, quella che si ascolta in casa, finisce anche per influenzare. Poi ognuno prende la propria strada. Voglio solo raccontare un brevissimo aneddoto. No, certo. Siccome io nell'83 dovetti sostenere gli esami per l'iscrizione alla SIAE, come autore di testi e compositore di musiche, perché una volta bisognava fare l'esame e ti facevano proprio due esami separati. Quando feci l'esame di testi qua a Torino, alla SIAE di Torino, venne a portarmi, insomma, così le cose da fare un professorone, anche avanti con l'età, no? E insomma, queste due prove, una di queste due prove consisteva nel rielaborare un testo diverso su una metrica di una canzone già edita, che era Sulla carrozzella, una canzone penso degli anni 30-40. E io avevo 21 anni, 22 anni, così, e faccio: ah sì, Sulla carrozzella, gliel'ho canticchiata. E questo professore mi fa: ma lei, come fa, giovane, come fa a conoscere questa canzone? Sai, bravo, bravo. Per dire quanto comunque è importante tramandare la musica, certo. Ascoltare musica se piace e farla conoscere ai propri eredi, diciamo così. È giusto, assolutamente. Parliamo di dischi, perché appunto dicevi, comunque c'è una produzione importante, perché la passione poi alla fine deve trovare il libero sfogo. E questo libero sfogo finisce per, in questo caso, concretizzarsi, certo. Allora, diciamo che innanzitutto una cosa importante, secondo me, da sottolineare è che io mi ritengo una persona fortunata, anche se non posso, diciamo così, esercitare quest'arte come un professionista vero che fa soltanto questo nella vita. Però mi ritengo una persona fortunata, perché paradossalmente questo fatto di non avere obblighi verso major, case discografiche, eccetera, eccetera, mi consente di fare praticamente quello che voglio, come voglio, certo. Quando voglio, e quindi di raccontare soprattutto
quello che sono le mie sensazioni, le mie esperienze, che poi è la molla che fa scattare il desiderio di scrivere. Certo. In questo caso di scrivere canzoni, ma è la stessa cosa che spinge uno scrittore, certo, uno scultore, un pittore, cioè un artista in generale. L'artista alla fine deve comunicare. Certo. Questa è la cosa, uno sente il bisogno di comunicare, come se io e te, da vecchi amici, ci troviamo e ci senti restando, guarda, devo raccontare delle cose. E ci troviamo a bere una birra e ti racconto una cosa. Ma questo è un racconto, una narrazione, l'altra narrazione è quella della canzone, quindi completa di testo di musica. Certo. E quindi niente, dicevo che allora è importante dire che sono stato quasi 20 anni fermo, da diciamo fine anni 90 fino al 2014. Nel 2014 per una serie di motivi, uno dei quali è che mi sono riavvicinato al mio carissimo amico produttore polistrumentista Paolo Cutrufo, che tra l'altro ringrazio e saluto, che in gioventù collaborò con me per tanti anni, avevamo scritto anche delle canzoni insieme, no? E ci siamo rivisti e sai, parli, ma perché non... ma perché non quasi quasi? Diciamo che quasi contemporaneamente scattò la scintilla del desiderio di comunicare, cioè è successo qualcosa che mi ha spinto a dire... devo scrivere una canzone, valvola di sfogo, esatto, e da quel momento diciamo che è stato un fiume in piena, perché dal 2014 quando ho ricominciato a scrivere, allora sono arrivato a pubblicare il primo lavoro nel 2016, perché come puoi immaginare non è che è semplice, anche se la tecnologia oggi è sicuramente migliorata, aiuta parecchio, velocizza, certo. Esatto, aiuta, però e quindi diciamo così che dal 2016 al 2021 ho pubblicato 5 dischi, che a me piace fare in CD solidi, infatti ci sono, infatti faccio vedere soltanto uno, certo. Tanto per dire, un singolo, che è questo, è il primo, che uscì il primo agosto del 2016, è il momento di dirtelo. Poi a questo singolo seguirono 4 album di uno doppio, e in questo momento, e qui sarà veramente lunga la lavorazione, ma stiamo lavorando parallelamente a 2 nuovi album, addirittura 2 album completamente diversi uno dall'altro, no? Quindi proprio 2 cose diverse, perché uno è, in uno diciamo parlo come mia tradizione molto di sentimenti, di sentimenti diciamo nel senso tradizionale, sì, sì, certo. Donne, ecco, tanto per intendere, che voglio dire, poi è un argomento che dà parecchio. Io credo che probabilmente la produzione mondiale di musica da sempre a oggi l'80% riguardi questa cosa, voglio dire, questo oggetto misterioso che è la donna. E quindi un album sarà diciamo tradizionale, l'altro album invece affronterà temi un po' diversi. Infatti il titolo, ma è un titolo provocatorio, sarà Politik. Ma è un titolo provocatorio perché poi alla fine, cioè, non è che è un album di politica dove si, certo, chissà cosa, si affrontano delle tematiche legate diverse, al sociale, al sociale. Cose diverse da semplicemente l'amore. Quindi questa è la lavorazione in questo momento. Beh, ti vedo bello vulcanico, nel senso che questo esserti fermato oggi ti ha permesso di ripartire, inserendo una quarta marcia, Sì, diciamo di sì, e probabilmente serviva a fermarsi, sì, mi rendo conto che è stato uno stop un po' lungo. E poi io a questo punto voglio fare una citazione, no? Che è una citazione di un grande collega, grandissimo, Claudio Baglioni. La citazione è: la vita è adesso, sì, ed è sempre adesso la vita, nel senso, cioè a qualsiasi età, non, bisogna cercare di non precludersi nulla in campo artistico, poi anzi probabilmente questo filo interrotto per una ventina d'anni, cioè stavo crescendo diciamo così, però a un certo punto questa è una passione. Se la passione viene a mancare, certo, è inutile. Infatti è per questo che ribadisco il fatto di sentirmi fortunato, perché ti posso garantire che quello che scrivo è tutto
tutto reale, nel senso è sentito, non c'è nessun bluff. Niente è precostituito. Esatto, cioè io mi domando, i colleghi che lo fanno di professione, cioè gli autori, quelli che proprio scrivono, per carità, cioè li ammiro, perché se lavorano, sono bravi, cioè sanno fare il loro lavoro. Però io non lo so, cioè penso che delle volte si metteranno proprio a tavolino, perché ordineranno loro la canzone. Guarda, mi serve una canzone per quell'interprete, per Sanremo, per... E secondo me, dopo tanti anni, soprattutto io penso a Mogol, che non so, penso che abbia scritto canzoni 50 anni, 40 Cavolo. Anni. Cioè, dove trova? Allora, le prime canzoni... Esatto, le prime canzoni prime, insomma, per tanti anni scrisse per Battisti, poi per Cocciante, però lo stesso modo racconta, dice, questa canzone ho scritta perché ho visto questa, perché mi è successo questo, mi è successo quell'altro, va bene. No, io cioè, ovviamente lo dico. Beh, possiamo dire che ha una vita piena, ha avuto una vita piena, probabilmente ha avuto tante ispirazioni. Assolutamente, però adesso, a parte il discorso di Mogol, però dico, secondo me a un certo punto farlo di mestiere con delle tempistiche, dei contratti, cioè il sentimento non conosce, secondo me, il presentimento intendo qualsiasi sentimento, come dicevo prima, può essere un sentimento tradizionalmente amoroso, certo, ma un sentimento anche, può essere un sentimento sociale, di narrare appunto situazioni, cose difficili, in uno stato d'animo, eccetera eccetera. E quindi dico, sedersi a tavolino e scrivere apposta una canzone, io la vedo dura, è complicato. Io se non ho uno stimolo per qualche cosa, no, non riesco a scrivere. Diciamo che stimoli, da quanto ho capito, ce ne sono. La domanda finale, ovviamente, è sempre: quali sono gli obiettivi che Alessandro Canina si pone da artista? Ma credo che a grandi linee me l'hai già spiegato, nel senso, con due album da preparare, da completare, eccetera, credo che la strada sia già segnata, nel senso buono. Sì, spoilero. Spoiler. Spoiler poi. No, spoiler nel senso che, allora, due album sono quelli che stiamo... a cui stiamo lavorando adesso. Però non ti nascondo che ho già il materiale per almeno un altro paio di album. Diciamo che da qui alla pensione sono impegnato. No, soprattutto, vabbè, allora, chiaramente non è che mi ponga degli obiettivi di chissà quale livello, diciamo, allora, il mio obiettivo principale è quello di poter riuscire a comunicare, come dicevo prima. Quindi il fatto di cercare magari un pubblico, delle opportunità per esibirsi, ma sia come cover man che come diciamo originale, come cantautore, e, perché comunque, ecco, una cosa che, una piccola parentesi, anche quando eseguo le cover, cioè io scelgo io le canzoni che mi piacciono, che poi so che sono quelle che piacciono, però... Ma devono piacere fondamentalmente. Però, esatto, cioè io mi devo divertire. Io, al di là di quello che può essere il compenso che ti danno per le serate, eccetera, divertirmi non solo nell'eseguire, ma anche nel coinvolgere le persone. Cioè, se vedo le persone che cantano le canzoni, che sono contenti, che ascoltano, che mi chiedono se mica fare questa, se mica fare quella, ecco lì, diciamo, è bello, è questa la parte bella. Quindi diciamo così che ed è un comunicare, perché io devo dire la verità, non sono, allora, io mi definisco un operaio del pentagramma, perché non sono un musicista. Cioè, so fare tante cose, però non sono così raffinato, cioè mi mancano gli elementi, perché appunto sono autodidatta, non ho potuto studiare. Però è una cosa che spesso mi sento dire è: tu comunichi, cioè, nel senso che anche nella cover non è un'esecuzione fredda, perché ci metti del tuo, ci metto del mio, e quindi vado a compensare quelle che possono essere le piccole lacune dal punto di vista tecnico, e comunque il pezzo riesce, esce e arriva. Questo è quanto. Quindi dicevo, il mio obiettivo è riuscire a, da qui in poi, a poter comunicare sia nei momenti di cover, sia attraverso, diciamo così, le mie pubblicazioni inedite. Ricordo che ho anche un canale YouTube, semplicemente Alessandro Canina. Molto facile, semplice, dove ci sono già 9 video realizzati su 9 pezzi tratti da questi 5 dischi che ho pubblicato dal 2016 a oggi. E quindi la speranza è quella che
più persone possibile ascoltino, non sentano, ascoltino le mie canzoni e poi piacere, questo ovvio, non è. Io non ho assolutamente la pretesa di piacere a tutti, mi rendo conto, faccio delle cose, a parte che faccio delle cose molto diverse, proprio perché, come dicevamo prima, ho assimilato tanti, esatto, diversi stili. Quindi, cioè, tu prendi un disco dei miei e non so, ci sono 12 canzoni, dice, sono 12 autori diversi. No, sono sempre io. Però le influenze sono queste. Le influenze sono tante, quindi, beh, da un certo punto di vista, sicuramente non sarò monotono. Ah no, la speranza quindi è questa: comunicare il più possibile. Bene, Alessandro, io ti ringrazio, grazie di aver voi raccolto il nostro invito, grazie di averci raccontato quello che è stato il tuo passato, ma il presente e anche un po' del tuo futuro. Certo. Ti facciamo un grande in bocca al lupo. Sì, sicuramente bravo. Nel momento in cui i dischi saranno pronti, vorrei rinvitarti proprio perché almeno ci racconti soprattutto la parte, quello che dici, che è un po' fuori da quelli soliti schemi, sicuramente ci sarà. Penso che sarà interessante. Quello sono convinto anch'io. Alessandro, grazie. Grazie alla prossima. Bocca al lupo. Grazie.